sono mai venuto. Signor Carulli, che tipo di fauna c'è qui al Ballone Guidotti, la Lama San Giorgio? Diciamo che abbiamo una fauna abbastanza sorpresa su tutti i vari generi. E abbiamo anche tipo di volatili, tutti i tipi di volatili. Mi diceva la cicogna? Eh sì, sai, il momento che si... Addirittura vengono le cicogne qui? Sì, sì, anche gli aironi, si vedono sempre spesso gli aironi. In questo periodo si vede, perché c'è il cambio di stagione, che passa da una zona all'altra. Qual è il periodo in cui si possono ammirare gli aironi, gli aironi e le cicogne? Andiamo dal periodo verso il 15 marzo fino a questi periodi qua. Bisogna salvaguardare questa natura, che è molto importante per non avere una fregatura di mangiarci questi prodotti antidiuretici e... Quindi, diciamo, gli uccelli svolgono un ruolo, come dire, di salvaguardia anche dell'agricoltura. Noi facciamo il nostro ruolo come agricoltori, però dobbiamo dare spazio anche alla natura di fare il loro ruolo, perché ognuno di noi ha la sua parte. Allora, lasciamo il mondo così come va, come ce l'ha Dio, ce l'ha consegnato, e meno facciamo meno facciamo interventi nella lama, meglio è per tutti, soprattutto per la lama stessa. Vi prego, proprio lo dico come solidarietà. Salvaguardiamo il nostro mondo, che sarà il mondo dei nostri figli. Grazie. Orchidea mediterranea. Questo che cos'è? Gladiolo. Perché sto offerendo il tarassacco, il famoso tarassacco. Che cosa si fa con questo? Si mangia, si fa con le fave bianche, sì. È buono. Un fiore che si mangia? No, la pianta. Ah, la pianta. Che benefici dà? Ossigena il sangue. Molto bene sapere. Che cos'è questo? Origano. L'odore? Per fare la famosa bruschetta. Poi questo è il famoso biancospino, che a parte essere una pianta della macchia mediterranea, i frutti servono alle persone per curare le ancine coronarie del cuore. Quindi ha potere, come dire, medico questa, medica. Non lo servono anche per gli uccelli. Per gli uccelli anche. E per gli uccelli anche, sì. Cosa che quando verrà quell'acqua putrida, che si annaschia tutto quanto. E poveri uccelli, come faranno poi a curarsi l'ancino coronario? Questa è un'altra pianta medica? Sì. Come si chiama? Per il mal di orecchie. No, è tutto questo. Non so in italiano. Otite. Al famoso posto che dico io che è soprannumero, diciamo, il posto dello stregone. Cos'è una grotta? Cos'è? No, non è. Dove stanno tutte queste erbe mediche che saranno invase dall'acqua di scolo del depuratore di Casamassa. Okay. Ma lì c'è un inghiottitoio, mi diceva? Sì, sta anche l'inghiottitoio. Se ricordi che è questa zona. Cioè, noi adesso facciamo vedere da dove eventualmente passerà il torrente della Fogna. È proprio di là. Andiamo a vedere l'alveo della lama. Quindi il torrente passerà da qui praticamente. Sì, passerà da qua. E questo qui è un inghiottitoio anche. Qui sotto stanno degli inghiottitoi. Vedi? Ah, queste ferite? Eh sì, perché abbiamo... Qui la roccia è tutta così. Là. Questo è il famoso posto dello stregone. Qui tu ritieni che ci siano delle fessure? Sì, qui è vuoto. Naturale, vuoto, naturale. Fatto carsi così. Fessure che naturale. Si insinuano anche sopra, sottoterra qui? Sì. Insomma, il posto è straordinario, è incredibile. No, fa anche l'edera selvatica, fanno parecchie piante. Ormai che non si trovano più. Vuoi riprendere questa pianta che ha un valore? Quale pianta? Un valore per i calcoli venali. La
scatapoi. Noi, in dialetto la scatapoi, però fa parte della famiglia delle felci. C'è un potere, le radici di quella pianta hanno il potere di rompere i calcoli renali. Sì, sì, sì. Hai uno scritto. Che è caduto bene? Questa qua. Voi come fate a sapere queste cose? Dai genitori, cose. Poi, tra i genitori, no? Tramandati. Se andiamo sopra. Qui è molto probabile che l'acqua che arriverà qui si infiltri nella falda. Sì, si infiltra. Cioè questo progetto serve ad evitare lo scarico delle acque reflue del depuratore nella falda, perché l'Europa ha detto che non si può più scaricare. Però no, noi motivi, ce la mettiamo lo stesso però nella motivi, falda. Questi arriveranno qui a cielo aperto, l'acqua arriverà qui, troverà questi inghiottitoi e scaricherà, e comunque arriverà nella falda. Non abbiamo risolto, oppure non hanno risolto comunque i problemi. Questo è il famoso pungitore. Serve per fare i decotti delle infiammazioni della vescica. No, perché? Questa cosa è un asparago. Un asparago selvaggio. Lei se le mangia così, crude. Sono buono, a morire. Diceva prima che quando verrà il pallone, cioè lo scarico delle acque. Sarà impossibile mangiare non più. Non avremo questo, più la possibilità frutto. Di mangiare gli asparagi così, no. Perché questo tra l'altro è proprio. Verrà proprio inquinato. Nell'alveo della lama. Della lama. Sì. Alzo poco di lamare, di mare. Amarre, pitone, mediterraneo. No, dai, sì, è Rocco, scendiamo dritta. Ci vuole trenata un'ora. Questo che cos'è? L'equore maglio. Questo, qui sta un duo, qui. Questo è biancospino. E questo qui è un peraccio. Uh-huh. Un seme di pere. Giustamente è quello, contiene molto ferro. Stai attento alle parole che sei. Dove vedi Gianni, stai attento. C'è l'occhio pubblico. Sì? Questa pianta qui è il padre della ciliegia. I neri. La nera. Gli anziani si fanno il bastone da questa pianta. Sì. Ma questa si innesta in qualche modo per fare il ciliegio? Sì, devi innestare. Questo è il selvatico, diciamo, del ciliegio. Il selvatico. Non sorge come cane, mandami spazio. Mandami giù botto. Questa è una spiga selvatica? Sì. Questo cammino non so. Questa è un'altra. Questa è, aspetta, come si tipo la sterlizia. Sembra una bietola gigante. No, Quindi questa è ancora. Stiamo alla base della lama. Al meglio della lama. Questa, diciamo, nell'eventualità che lo scolo dovesse prolungarsi, passerà da qui. Viene allagato. Viene allagato. Sì, viene allagato perché mo. Ti devo fare vedere perché. Perché qui si formerà uno stagno. E come loro hanno mandato il decreto che non dovranno pulire i scoli, li rimangono così per favorire l'assorbimento dell'acqua, qui si formerà un grandissimo stagno, una palude. Questa da macchia mediterranea, da bosco, si trasformerà in palude. Cioè, in palude, la passeggiata sì. Che stiamo facendo noi. Non si farà tutto. Il pungitopo. La passeggiata che stiamo facendo noi adesso indirettamente non si potrà fare più, perché non è possibile, poca o molta acqua, non sarà più possibile. È una favola, io non sono mai venuto qua. Mai. L'Edera selvatica, è una favola? È una favola, il paesaggio qui... È una favola. Il passaggio lascia desiderare un po'. No, ma è normale, è naturale. Quella sarebbe una mutazione, è una pianta di mucchio quello lì. Ma però è mutato, diciamo è nuovo. Quale? Questa qui? Sì. Questa sarebbe una mutazione di quei mucchi là.
però è diversa come foglie. Sembra vedere con un licci. Sembra come un licci. Che per le scuole, no? Questa passeggiata, questa cosa. Certo. E questa là, bravi. Quando parla di mutazione, signor Garulli, cosa si riferisce? Che una pianta da una specie si trasforma in un'altra? In un'altra, si uniscono due, diciamo, in un'altra. Vedi tanto che tu, se prendi questa foglia qui, la foglia giovane... Mezzo spaldetto. No, togli il bello. Con questa qui, vedi, già tendono ad assomigliarsi. Le zenupi, un piccolo tratturo. I pollini si incrociano, praticamente. Si incrociano i pollini e si contaminano a vicenda. È come i cani, diciamo, che escono in meticci. Certo. Che cazzo sono i pollini? Danne, dimmi, devi filmare perché loro, quelli dell'acquedotto ci hanno detto che l'acqua che dovrà uscire da questo condotto si dovrà distruggere per assorbimento. Ma quale assorbimento? Cioè, dovrebbe essere assorbita dalla terra, e qui invece siamo su un lastrone di roccia calcarea compatta, appunto. Vedi, non sta un buco. Niente. Se una zona protetta, non posso fare tu. Che assorbimento può avvenire qui? So per poi non so. I sotterranei, è tutto così. Che cosa sono queste? E le selatiche. Queste calcare, perché è l'acqua che scola da sopra. Che si infiltra. Allora, poi, questo, vedi quel coso, quello era per il fuoco. Scusa. Senti un pochino il cielo. Sulla parete? Sì. Guarda. Io ricordo che stavo in matrimonio. Questa qui era... Ai tempi d'oggi la possiamo cioè, praticamente noi stiamo facendo il percorso che probabilmente farà l'acqua. Farà l'acqua del depuratore. No, allora il fatto della. Questo è il punto del vallone Guidotti dove la condotta dell'acquedotto pugliese sfocerà e sverserà le acque reflue del depuratore di Casa Massima. Il punto di scarico è appena un centinaio di metri dai luoghi naturali della lama che abbiamo visitato. I 3600 metri cubi di acqua di fogna depurata che saranno giornalmente scaricati invaderanno il vallone Guidotti, il bosco e l'Annunziata, area archeologica vincolata dal 1988 con decreto ministeriale. La tutela di questi luoghi, pieni di storia naturale e umana, dalle acque refole di un depuratore, ma anche dalla selvaggia antropizzazione, è indispensabile. Conservarli così come sono, sollecitare l'istituzione del Parco Naturale Aria Protetta, è un imperativo per la comunità di Rutigliano.